Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento dal titolo PA Smart, attori, processi e strumenti per il lavoro pubblico realmente agile. Io sono Giovanna Stagno, sono responsabile dell'area advisory e formazione di FPA e sono lieta oggi di avere con me esponenti ed esperti del mondo pubblico e privato per parlare di uno dei temi che è stato centrale durante il periodo dell'emergenza Covid-19, appunto il tema dello smart working, su cui adesso si stanno facendo appunto dei grandi ragionamenti in termini di progettazione e programmazione post-emergenziale. Con me, collegati in presenza, il dottor Michele Camisasca, direttore generale di Istat, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Collegati a distanza con noi Alessandra Gangai, osservatorio smart working del Politecnico di Milano. Buonasera. Sauro Angeletti, direttore generale dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, sviluppo delle competenze e comunicazione del Dipartimento Funzione Pubblica. Buonasera, dottor Angeletti. Buonasera a tutti. La professoressa Marta Barbieri, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche SDA Bocconi. Buonasera a tutti. Buonasera. E ci raggiungerà Francesco Rafael Frieri, direttore generale Risorse Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna. Ringrazio poi i nostri sponsor per averci dato la possibilità di affrontare questo tema oggi e quindi benvenuti a Michele Dalmazzoni, Collaboration Sales Organization Leader di Cisco. Buonasera. Buonasera a tutti. E Luca Maria Scano, consigliere delegato di Data Management Gruppo Zucchetti. Buonasera a tutti. Buonasera. Affronteremo il tema in due giri di tavolo, il primo sullo stato dell'arte e sulle prospettive del lavoro agile, ma anche di riflessione appunto sul cambiamento che le pubbliche amministrazioni stanno affrontando. Il secondo con PA e aziende sulle esperienze, ci confronteremo un po' sui processi e sugli strumenti per affrontare la sfida di uno smart working post emergenziale. E in un ultimo giro di tavolo vorrei condividere con voi un po' quelli che sono stati i punti che sono emersi nel tavolo di lavoro precedente a questo talk, dove ci siamo confrontati con alcune pubbliche amministrazioni su che cosa lavorare adesso nel post emergenza. Però prima di iniziare questo nostro confronto voglio lasciare la parola ad Alessandra Gangai del Politecnico di Milano, perché ci aiuterà con una copertina, la chiamiamo, ad avere un po' di numeri e di ragionamenti tra luci ed ombre del fenomeno dello smart working nella pubblica amministrazione. Quindi lascio la parola a te, Alessandra, prego. Grazie mille. Sì, come osservatorio smart working abbiamo sicuramente monitorato il fenomeno, soprattutto nell'ultimo anno, in cui l'emergenza Covid ha sicuramente segnato un punto di svolta per quanto riguarda l'adozione dello smart working nel settore pubblico e nel settore privato, e sicuramente ha un po' stravolto quella che è la nostra quotidianità dal punto di vista personale ma anche professionale. Quello che abbiamo visto è che sicuramente c'è stato anche un forte impatto mediatico legato allo smart working, proprio perché è stata una misura promossa anche dal governo fin dalle prime fasi dell'emergenza, proprio per riuscire a garantire da una parte il distanziamento sociale, quindi garantire la sicurezza dei lavoratori, e dall'altra riuscire a mandare avanti le attività e quindi garantire anche la continuità di business. Quindi sicuramente lo smart working si è rivelata essere una soluzione ideale con una diciamo, burocrazia anche abbastanza semplificata per far fronte all'emergenza e garantire questi due aspetti. Quello che però noi ci siamo chiesti come osservatorio smart working, che dovremmo un po' chiederci, è se l'esperienza che abbiamo vissuto è stata davvero smart working. Questo perché come osservatorio abbiamo coniato una definizione di smart working più di 10 anni fa, in cui lo definivamo proprio una nuova filosofia manageriale che si basa sul restituire alle persone quella flessibilità e autonomia nello scegliere il luogo ideale, l'orario ideale, lo strumento ideale per svolgere le attività, a fronte però di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Quindi questa era la definizione che abbiamo coniato come osservatorio smart working. E se rileggiamo l'esperienza vissuta negli ultimi mesi con questa definizione, ci rendiamo conto che da una parte è mancata quella possibilità di scelta del luogo in cui svolgere le determinate attività, e tutti quanti ci siamo trovati a condividere la propria abituazione, magari anche con altri compagni che lavorano con bambini in DAD. Quindi sicuramente è mancata questa componente di scelta e di flessibilità nel luogo di lavoro. Quindi sicuramente questo è un primo punto cardine dello smart working che in questi mesi è mancato.
Un secondo aspetto riguarda proprio quella che è un po' la caratteristica dello smart working, che di fatto porta con sé una trasformazione della cultura dell'organizzazione che si basa sul focus, sul raggiungimento sui risultati, sugli obiettivi, quindi proprio un nuovo approccio e un nuovo modo di vivere il lavoro. E ovviamente per una trasformazione tale ci vuole del tempo, che sicuramente è mancato in quella che è stata l'esperienza che abbiamo vissuto, perché ci siamo trovati dall'oggi al domani a dover ripensare completamente le nostre dinamiche lavorative. Quindi, rivedendo un po' la definizione, ci rendiamo conto che di fatto l'esperienza che abbiamo vissuto non è una vera esperienza di smart working, anche se l'abbiamo chiamata così, ma di fatto si tratta di un'esperienza di lavoro da remoto, che sicuramente ha portato con sé una serie di benefici, ma anche una serie di criticità. Innanzitutto, dall'oggi al domani ci siamo trovati a passare da circa 570.000 lavoratori smart, quindi smart worker, quindi coloro che di fatto già prima dell'emergenza Covid avevano la possibilità di scegliere in autonomia luogo e orari di lavoro e avevano gli strumenti adatti per poterlo fare, quindi siamo passati da circa 570.000 lavoratori a più di 6 milioni e mezzo di persone che improvvisamente si sono trovate a lavorare da casa, a sperimentare un modo diverso di lavorare. E di questi più di 1,8 milioni si tratta di dipendenti pubblici, quindi sicuramente c'è stata una grandissima svolta e una grandissima discontinuità. Una parte di questi lavoratori erano già smart worker anche nel pubblico, ma la maggior parte di fatto si tratta di smart worker, chiamiamoli emergenziali, quindi coloro che di fatto hanno sperimentato per la prima volta in emergenza questo modo di lavorare. E questo sicuramente ha portato con sé una prima fase di adattamento anche al contesto, quindi sicuramente c'è stata una prima fase in cui ci si è dovuti un po' attrezzare, mentre adesso forse è diventata quasi routine. Quali sono stati però sicuramente gli aspetti positivi dall'emergenza, e soprattutto nel settore pubblico ci sono stati tutta una serie di aspetti positivi legati anche alla spinta che c'è stata per forza legata a questa emergenza alla digitalizzazione di una serie di servizi e processi proprio per evitare l'interruzione di attività e servizi, e quindi sicuramente c'è stato un processo di apprendimento, di crescita e di consapevolezza in relazione al digitale che probabilmente in tempi normali avrebbe richiesto anni ed è stato condensato in pochi mesi. E sono proprio le pubbliche amministrazioni che abbiamo poi intervistato lo scorso anno a dirci che di fatto questa emergenza è stata una grande opportunità per sperimentare anche strumenti diversi da quelli abituali, quindi sicuramente c'è stato anche il modo di provare strumenti diversi di collaboration, modi diversi di comunicare, modi diversi di collaborare grazie al digitale. Questo sicuramente ha portato con sé anche un miglioramento delle competenze digitali, perché ci si è trovati a dover per forza utilizzare le tecnologie per comunicare e collaborare. E sicuramente questo poi ha portato anche allo sviluppo di nuove modalità di relazione con l'ente, quindi modalità di relazione digitale, proprio perché eravamo tutti costretti a rimanere a casa per salvaguardare la nostra salute. Quindi sicuramente c'è stata una grandissima spinta alla digitalizzazione anche per quanto riguarda i processi, ma anche per quanto riguarda la cultura orientata ai risultati. Quindi sicuramente questa esperienza che ha portato a programmare, pianificare meglio le attività, a definire momenti di allineamento, ha fatto sì anche che ci fosse da una parte una maggiore diffusione di un approccio orientato ai risultati, dall'altra anche il superamento di alcuni pregiudizi e stereotipi legati al lavoro da remoto, che sicuramente erano anche un po' più alti nel settore pubblico rispetto al settore privato. Però di fatto questa emergenza ha portato con sé anche una serie di criticità, quindi da una parte criticità organizzative, proprio perché all'inizio si è trovati con una scarsa digitalizzazione dei processi, a cui far fronte è un gran problema di dematerializzazione, quindi questo sicuramente è stato un problema. Criticità tecnologiche, proprio perché anche la dotazione tecnologica era limitata ed era prevalentemente su base di dotazione fissa, quindi erano pochi ad avere dotazione mobile, e questo ha portato tantissime pubbliche amministrazioni, il 72%, a ricorrere al bring your own device, quindi a chiedere poi ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi, e nelle prime fasi in alcuni casi c'è stato anche un problema di sicurezza, perché non c'è stato il tempo utile per adeguare anche gli strumenti personali ad un accesso sicuro da remoto. E poi sicuramente
criticità comportamentali che stiamo vedendo ancora adesso, proprio perché anche il perdurare del lavoro da remoto in modo così intensivo sicuramente sta portando con sé anche una serie di criticità legate a comportamenti non propriamente corretti, quindi come iperconnessione e uso massivo anche di web conference per ogni tipo di relazione. Questo sicuramente è un po' anche legato alle tecnologie che ci rendono sicuramente sempre contattabili, e questo crea da una parte l'aspettativa che si sia costantemente disponibili e si sia anche più performanti, e quindi questo sicuramente porta con sé una serie di comportamenti errati che fanno sì che poi alla lunga si possa incorrere nel rischio di burnout e di anche rischi psicosociali legati allo stress e all'iperconnessione. Quindi bisogna incominciare a introdurre una serie di comportamenti corretti anche sull'utilizzo del digitale per far sì che le persone riescano effettivamente a dedicare i giusti tempi al lavoro e i giusti tempi al riposo. E sicuramente anche l'utilizzo del digitale per ogni tipo di interazione e il sovraccarico di informazione a cui si è sottoposti fa sì che sicuramente anche a lato nostro ci sia un'attenzione più elevata, quindi ci sia di fatto il bisogno di seguire in modo diverso le interazioni anche attraverso la web conference. Questo ci porta ad essere sicuramente più stanchi e quindi a un peggioramento della produttività e delle performance, e questi sono aspetti che stiamo vedendo sempre più spesso anche proprio con il perdurare di questa esperienza di lavoro da remoto. Quindi quali sono le considerazioni che possiamo fare facendo un po' una sintesi di luci e ombre di questo periodo vissuto? Sicuramente per le organizzazioni c'è una sfida legata a questa visione che noi stiamo chiamando un po' strabica, proprio perché le organizzazioni adesso devono un po' fare i conti con il perdurare delle emergenze, quindi con le necessità e le urgenze di questo periodo, però è ora di capitalizzare quella che è stata l'esperienza in un'ottica di lungo periodo, cercando di cominciare a porre quelle che sono le basi per un modo di lavorare che sia sostenibile nel lungo periodo. Quindi sicuramente le organizzazioni hanno questa doppia visione da portare avanti, e quindi questa è una grande sfida del momento, sia per le organizzazioni private ma anche per le organizzazioni del settore pubblico. Per le persone sicuramente è ora di sviluppare quelle competenze, quei comportamenti corretti che facciano sì che non ci siano poi delle conseguenze sulla salute delle persone, quindi sicuramente questo dipende un po' dai comportamenti ma anche dagli stili di leadership che vengono adottati, quindi bisogna introdurre una serie di comportamenti e competenze che vadano verso un utilizzo anche corretto della tecnologia. E infine sicuramente c'è una sfida più ampia che riguarda la società, proprio perché questa esperienza ha stravolto anche quelli che sono i nostri stili di vita, e questo sicuramente poi avrà un impatto anche su quella che sarà l'evoluzione del modello sociale e urbano. Grazie Alessandra, perfettamente nei tempi, ti ringrazio. Grazie per questo excursus che chiaramente ci porta fino ad oggi e fino alle riflessioni su come adesso, attraverso il lavoro di progettazione post-emergenziale dello smart working e con il POLA, il piano organizzativo del lavoro agile, siamo chiamati, le PA sono chiamate a cogliere diciamo, l'opportunità della trasformazione digitale e organizzativa. Voglio affrontare questo tema con il dottor Sauro Angeletti, direttore generale dell'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, Competenza e Comunicazione del Dipartimento Funzione Pubblica, e con la professoressa Marta Barbieri del Dipartimento delle Scienze Sociali di SDA Bocconi. Parto però da lei, dottor Angeletti, però parto dalla fine, perché nei giorni scorsi sono stati pubblicati i risultati della prima indagine sulla qualità dei POLA, un'indagine coordinata e realizzata dal CERVAP, dall'Ufficio Valutazione Performance del Dipartimento Funzione Pubblica, e prima di darle la parola volevo farvi sentire un pezzettino della presentazione dei risultati della ricerca che il professore Deida Gagliardo, coordinatore della ricerca, ha rilasciato a Michela Stentella qualche giorno fa, la nostra Michela Stentella qualche giorno fa, una prima indagine che ricordiamo coinvolge 34 amministrazioni centrali. Prego regia. Che cosa è emerso in sintesi? Potremmo dire molte luci. Gli enti emerge che hanno proprio realizzato, hanno maturato dei ragionamenti organizzativi a seguito del ricorso al lavoro agile, diciamo emergenziale in epoca Covid. Emergono però ovviamente diverse aree da migliorare in modo selettivo e progressivo. Questi sono sicuramente delle indicazioni che poi sono contenute nel report di miglioramento non solo in realtà del lavoro agile o della programmazione del lavoro agile
nello specifico, ma più in generale c'è proprio una, emerge una difficoltà delle amministrazioni italiane in termini di programmazione delle performance, con particolare riferimento alle performance organizzative e agli impatti. Queste sono le sfide. Bene, andando a vedere questo, diciamo, in linea generale, diciamo quello che emerge come risultati appunto di massima, andando a vedere un po' i tre punti che evidenziavi prima, no? Di dettaglio della ricerca, rispetto alla qualità media dei Pola, che cosa avete notato, insomma, da questa analisi che avete fatto? Vi ricordo, appunto, è la prima indagine, anche perché il documento è un documento nuovo, insomma, che è stato introdotto di recente. Sì, il valore complessivo medio della qualità è del 67%, che è un valore sicuramente incoraggiante. Probabilmente non ci attendevamo di arrivare ad un valore così, così importante, che chiaramente però è un valore che lascia intendere che ci sono ancora dei margini di miglioramento. In particolare sulle quattro parti dei Pola previste dalle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica emerge una qualità, la qualità migliore nella parte relativa, potremmo chiamarla la smart organization, quindi i soggetti, i processi, gli strumenti. La terza parte, il chi fa cosa per attuare e sviluppare il lavoro agile. E successivamente possiamo dire che è andata bene, discretamente bene, con un 74%, mentre la parte terza aveva un 78%, la parte prima raggiunge un 74%. La parte prima, lo ricordo, concerne la fotografia sul come è andato il 2020, quindi livello di attuazione e di sviluppo, che potremmo anche definire la nostra baseline di partenza, il che dimostra, come dicevo prima, che le amministrazioni hanno ragionato a seguito della pandemia in una sorta di riflessione post shock organizzativo, potremmo dire, derivante dal periodo Covid-19. Un po' più basse le modalità attuative, un 64%, significa che i ragionamenti sulla prospettiva futura sono stati fatti, ma anche qui, poi lo dirò meglio più successivamente, ci sono alcune parti andate meglio e altre, lo anticipo già, gli aspetti logistici sui quali c'è ancora tantissimo da lavorare. La parte più debole è in realtà il cuore del Pola, la parte quarta, il cosiddetto programma di sviluppo, gli obiettivi e gli indicatori, che si attestano su un 51%, che è chiaramente un valore medio. Ricordo che in generale il range di qualità passa da un 25% ad un 90%. Ci sono delle ottime esperienze, permettetemi di ricordare che sul podio si collocano l'Istat, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, come abbiamo scritto nel report, possono davvero costituire degli ottimi benchmark di riferimento anche per le altre amministrazioni. Quindi, in sintesi, c'è tanta strada, diciamo, è stata fatta, c'è ancora da lavorare in termini di programma di sviluppo. Dottor Angeletti, il Pola, come dicevamo, è uno strumento nuovo, uno strumento introdotto per programmare lo smart working post-emergenziale. A lei chiedo un primo bilancio in termini di adesioni, di dinamiche, di ambiti di intervento che avete un po' vinto da questo primo periodo di raccolta dei Pola e ovviamente i prossimi passi anche a livello nazionale. Bene, grazie intanto e buon pomeriggio a tutti. Il caso del Pola è, secondo me, paradigmatico ed è un'ottima chiave di lettura, diciamo, del fenomeno che stiamo osservando. Intanto, perché è stato importante introdurre il piano organizzativo del lavoro agile? Il piano organizzativo del lavoro agile, il Pola, è stato pensato durante la fase emergenziale, ma non è uno strumento emergenziale, è uno strumento che è stato messo in campo dal legislatore come misura di accompagnamento per la transizione del lavoro agile dalla fase emergenziale alla fase a regime, proprio alla luce anche di alcune delle difficoltà cui faceva cenno il professor Deida Gagliardo. È stato importante però definire questo strumento organizzativo, e io in questo intervento svilupperò in particolare considerazioni di tipo organizzativo, perché questa riflessione sul Pola incoraggia l'amministrazione a mettere a fuoco, se mi permettete, il lavoro che c'è dietro il lavoro agile. In particolare, la previsione normativa, secondo me, ha il merito tra i tanti di qualificare il lavoro agile come un obiettivo strategico di innovazione comune a tutte le amministrazioni pubbliche. Grazie agli investimenti organizzativi
cui si è fatto in parte cenno, grazie al lavoro sulla digitalizzazione, lo sviluppo delle competenze, la modifica della cultura manageriale, il lavoro agile può essere uno strumento di accelerazione e di attivazione di processi di innovazione nelle amministrazioni pubbliche. Col Pola diciamo che così che il lavoro agile esce definitivamente dalla sua fase sperimentale di adesione volontaristica da parte dei dipendenti per diventare una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Da questo punto di vista quindi il Pola identifica una strategia ed una sfida, perché il lavoro agile non è un obiettivo in sé, ma è un risultato che può essere colto attraverso il dispiegamento di una serie di interventi e di una serie di azioni. In particolare, grazie al Pola è possibile realizzare un vero e proprio cambio di paradigma. Durante la fase emergenziale, una pratica diffusa del lavoro agile ci ha consentito nelle amministrazioni di realizzare alcuni cambiamenti. Con il Pola invece le amministrazioni sono invitate a creare le condizioni di cambiamento affinché il lavoro agile si affermi e diventi una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Secondo ordine di considerazioni, come sono stati i Pola e qual è stato il livello di qualità dei Pola? Molte considerazioni le ha già sviluppate il professor De Idda, io qua mi limito a segnalare. Innanzitutto la felice, se mi permettete, e razionale scelta di collocare il Pola all'interno del piano della performance. Infatti è impossibile parlare di lavoro agile isolando il tema. Il lavoro agile parlare di lavoro agile significa parlare di ogni componente, di ogni asset intangibile dell'amministrazione pubblica. L'organizzazione, le competenze, la cultura organizzativa, i processi e gli strumenti operativi. Quindi è stato necessario e utile collocare il Pola nel piano della performance perché il Pola rappresenta appunto un obiettivo strategico. Già da subito è stato però osservato, è stato rilevato un rischio, e cioè che il Pola potesse essere attratto, se mi permettete il gioco dei parole, dalla bassa performance del piano delle performance, perché questo strumento, introdotto nelle amministrazioni da oltre un quindicennio, ha conosciuto una attuazione molto differenziata. E infatti tutte le analisi che sono state fatte relativamente alla puntualità delle amministrazioni pubbliche nella redazione del Pola lasciano un po' il tempo che trova, hanno rispettato la scadenza iniziale del 31 gennaio, solo il 30% delle amministrazioni che il Dipartimento della Funzione Pubblica monitora, quindi una su tre, però strutturalmente le amministrazioni pubbliche rispettano le scadenze di presentazione del piano della performance a percentuali così basse, quindi sarebbe stato ingenuo forse aspettarsi un elemento di traino significativo da parte del solo Pola. Il dato però importante è l'ottima qualità di alcuni piani organizzativi del lavoro agile, e qui ne parliamo non in una logica, in un'ottica celebrativa, ma come strumenti prima ancora che di benchmarking, di capacitazione delle amministrazioni, perché le politiche di sviluppo delle amministrazioni pubbliche, della capacità amministrativa, si fanno attraverso la valorizzazione e la diffusione delle buone pratiche, e la disseminazione delle buone pratiche è una modalità appunto di rafforzamento e di apprendimento. Per questo è importante che molte amministrazioni hanno redatto degli ottimi Pola, a testimonianza anche del lavoro che avevano fatto durante la fase emergenziale. Ma è altrettanto necessario che i processi di pianificazione strategica e di programmazione complessivi delle amministrazioni pubbliche si rafforzino. E in questo senso, venendo all'attualità, il recente decreto legge 80 ha previsto un intervento in questo senso, una semplificazione e una razionalizzazione degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni pubbliche affinché sia da un lato semplificata la vita di chi pianifica, consentitemi questa espressione, ma allo stesso tempo gli obiettivi strategici e le scelte fatte dalle amministrazioni su tutti i temi, il reclutamento, la formazione, i modelli di lavoro e la misurazione della performance, siano integrati e convergenti. Da questo punto di vista quindi il Pola ha anche il merito di aver fatto da apripista a questo processo di integrazione.
Grazie, sì, diciamo che l'elemento della capacitazione, del trasferimento delle buone pratiche è una chiave di lettura che mi piace molto, anche perché lo riprendo dal tavolo che è emerso, che abbiamo fatto diciamo, proprio poco fa, e lo smart work nasce come riforma dal basso, è la sensazione che abbiamo avuto nel confronto con le amministrazioni e che si vuole che un po' diciamo continui, no? questa importanza anche di confrontarsi fra amministrazioni. Lo è stato così col progetto Vela, lo è stato così col progetto del Dipartimento, insomma le modalità anche di confronto fra amministrazioni sono sicuramente valide poi per capire come strutturare uno smart working post emergenziale. Chiedo alla professoressa Barbieri, il professor De Gagliardo faceva riferimento al cuore del Pole, il programma di sviluppo. Chiedevo, per passare da una soluzione emergenziale a un modello organizzativo stabile, le pubbliche amministrazioni si stanno trasformando, a suo avviso, come sta cambiando il volto e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni? Stanno trasformandosi per accogliere e spingere questo cambiamento? Grazie mille, dottoressa, e prima di tutto grazie anche per l'invito a partecipare a questo momento molto interessante di confronto. Appunto, trasformarlo in qualcosa di stabile. Come dicevo, la parola stabile mi incuriosisce e mi solletica diverse riflessioni, perché diciamo che è un aggettivo che fatico ad associare allo smart working e più in generale ai modelli di lavoro flessibile e di organizzazione agile. Però mi spiego un po' meglio. Allora, sicuramente noi abbiamo bisogno di lavorare, di investire sui temi dello smart working, o forse sarebbe più corretto dire sui temi del lavoro ibrido, che è quello che in teoria a tendere dovrebbe diventare il modello prevalente. Però dobbiamo stare attenti a non considerarlo come quel fenomeno, direi globale, che volontariamente ci ha colpito negli ultimi 16 mesi e che ora in qualche modo deve essere ratificato, deve essere riportato nel perimetro della norma dei contratti, ma soprattutto nel perimetro delle politiche aziendali e delle prassi gestionali, cioè deve essere appunto consolidato. Ecco, dal mio punto di vista, stabilizzare lo smart working significa decidere come posizionarlo e come collocarlo all'interno della people strategy e della strategia della singola amministrazione, cioè come farlo diventare una leva funzionale alla modernizzazione dei modelli organizzativi e come renderlo fonte di vantaggio competitivo rispetto ad altre pubbliche amministrazioni e, perché no, rispetto anche al mondo del privato. Quindi abbiamo bisogno di stabilizzare e consolidare prima di tutto la visione sullo smart working, cioè la logica che guida l'introduzione ai possibili modelli di gestione all'interno di ogni organizzazione, non perdendo però di vista il punto che lo smart working non è una pratica fino a se stessa, bensì è una soluzione che deve essere a supporto del raggiungimento di obiettivi strategici e organizzativi, come sottolineava il dottor Angeletti, ma anche la dottoressa Gangali. Quindi in questo senso, secondo me, vanno letti anche alcuni elementi quali la tecnologia, i processi, il performance management che sono stati citati. Ad esempio, se penso alla tecnologia, sicuramente è una precondizione, un elemento facilitatore. La corretta soluzione tecnologica, la piattaforma più adatta, i servizi più adeguati hanno permesso e permetteranno di raggiungere risultati migliori, ma due condizioni. Uno, che la tecnologia non faccia da driver, e man mano che le soluzioni tecnologiche verranno progettate e implementate, i manager e i dipendenti siano coinvolti e formati non solo sullo strumento in sé, come funziona, ma anche su come possono svolgere la loro attività in modo più efficiente ed efficace, mettendo in discussione quello che fanno oggi e quindi trovando soluzioni diverse di lavoro. Idem per i processi, avere una mappatura, un'analisi dei processi è funzionale a capire da un lato come i servizi sono erogati e quindi qual è l'esperienza del cittadino e dell'utente, due, come, dove e quando le persone sono coinvolte nelle attività e quindi quali sono le attività smartabili. Quindi l'analisi dei processi però non è un tick da mettere nella to-do list delle cose da fare per dire che abbiamo un'organizzazione agile, un modello di smart working, è la fase di ripensamento quella centrale, ma ancora di più la consapevolezza che questo ripensamento, scusate il gioco di parole, però debba essere continuamente ripensato. Cioè attenzione, perché ad esempio la gestione per processi rischia di trasformarsi in un elemento
elemento di forte irrigidimento e rallentamento delle organizzazioni. Quindi processi e soluzioni tecnologiche devono essere costantemente aggiornati in funzione delle esigenze degli utenti finali e degli utilizzatori. Quindi, come lo smart working, sono un mezzo, non possono, non devono diventare un vincolo. E lo stesso dicasi per il performance management, mi trovo molto lineato a quello che diceva il dottor Angeletti, sia nelle sue componenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, ma direi anche individuali. Piani della performance, quali, piani triennali dei fabbisogni, schede di valutazione, credo che spesso difettino di un paio di ingredienti fondamentali. Da un lato, il senso che questi strumenti hanno nelle organizzazioni. Ogni tanto mi chiedo se un ente si interrogasse, si chiedesse se a partire da domani questi strumenti improvvisamente sparissero, che cosa succederebbe della loro performance organizzativa, cioè come cambierebbero, se e come cambierebbero i risultati al suo interno. Ecco, se questo non dovesse accadere, significa che abbiamo un problema nell'utilizzo di questi strumenti. E secondo ingrediente, la qualità dei dati e delle informazioni che sono a disposizione per poter decidere, che quindi confluiscono in questi strumenti. Quindi lo smart working ha il pregio di aver riacceso l'attenzione sui sistemi di misurazione e di valutazione dei risultati, però non si può pensare che lo smart working risolva i problemi cronici che abbiamo su questo fronte. Ancora una volta, attenzione a non esacerbarli, cioè se facciamo fatica a far funzionare la valutazione individuale perché è collegata al premio, attenzione a metterci il carico del collegamento con l'accesso allo smart working, ad esempio. Concludo sottolineando che lo smart working ha smosso, ha dato uno scossone alle amministrazioni che ora più che mai si interrogano sui loro modelli organizzativi e di erogazione dei servizi, sulle loro pratiche gestionali e sui modelli di lavoro. Però la trasformazione, quella vera, quella profonda, sarà quella che riguarderà il mindset, l'approccio al lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici. Una recente ricerca della Cornell University, che ha appena pubblicato sullo stato dello smart working, tra gli elementi, diciamo così, che hanno fatto la differenza tra le organizzazioni che hanno abbracciato questa filosofia e quelle che continueranno ad abbracciare il futuro, ad esempio, è il consensus, loro chiamano il buy-in della leadership, cioè se la leadership non è convinta di questa cosa qui, non si va da nessuna parte. Quindi orientamento all'utente, miglioramento continuo, flessibilità, reattività della pubblica amministrazione, impatti, collaborazione, comunicazione, knowledge sharing, fiducia, team, potremmo andare avanti. Ecco, quando questa sarà la nuova narrativa, ma soprattutto la nuova pratica delle organizzazioni pubbliche, allora potremmo dire di avere una PA nuova, una PA trasformata. Certo, molto abbiamo iniziato a fare, se penso delle organizzazioni che sono sedute qua oggi, in questa tavola rotonda, tante cose sono state fatte, però penso dovremmo farne ancora tante. Quindi la strada, diciamo, è ancora un po' lunga, un po' in salita, però insomma la strada un po' è stata tracciata, e anche qui la chiave della tecnologia come fattore che mette un po' in discussione quello che si fa oggi per trovare soluzioni nuove è anche questo un fattore che è emerso nel tavolo, cioè evitiamo di trasportare in digitale quello che era, no? Già il rischio e la criticità nel, chiamiamolo fisico, ma sì, nel fisico. Rivolgo a voi un'altra domanda legata più al PNRR e alla parte di digitalizzazione e innovazione della PA, dove si fa riferimento ad una serie di investimenti in reclutamento, digitalizzazione, semplificazione, competenze, ovviamente tutti elementi e aspetti che sono stati richiesti alle amministrazioni di indagare, no, nelle loro analisi di salute e di benessere dell'ente. C'è a vostro avviso uno di questi elementi che può dare in un certo senso una spinta maggiore allo smart working nel pubblico, o viceversa che può, che, diciamo, che lo smart working può favorire? Prego, dottor Angeletti. Grazie, mi vengono due tipi di risposta, una semplice e una più complicata. La risposta semplice è facile: la spinta maggiore allo smart working viene dalle persone.
le persone che lo praticano, le persone che lo praticheranno in futuro, le persone che ricoprono un ruolo di responsabilità nelle amministrazioni in quanto dirigenti e quindi responsabili della creazione delle condizioni abilitanti del lavoro agile in termini di riorganizzazione del lavoro, semplificazione dei processi, reingegnerizzazione, digitalizzazione, le persone che ricoprono ruoli di responsabile della transizione digitale negli organismi indipendenti di valutazione, tutti quelli che concorrono ad attivare le leve e che hanno i responsabili delle risorse umane, che hanno la responsabilità di attivare leve e cui corrispondono altrettanti i fattori abilitanti del lavoro agile. La risposta più complessa è che tutti gli elementi che lei ha citato, la digitalizzazione, il reclutamento, le competenze, le carriere, concorrono ad affermare questo nuovo modello di lavoro. Ha ragione la professoressa Barbieri, qua parliamo di lavoro agile, ma in realtà, cioè io lo chiamo lavoro agile così semplicisticamente, ma parliamo di nuovi modelli di lavoro. Da questo punto di vista vorrei far riferimento al nuovo alfabeto della pubblica amministrazione che ha lanciato il ministro Brunetta, che è poi la fonte anche ispiratrice dell'ultima versione del PNRR, accesso, buona amministrazione, competenze, digitalizzazione. Ecco, i modelli di lavoro e i fattori abilitanti del lavoro agile stanno su ognuno di questi elementi: buona amministrazione, competenze, digitalizzazione. Ed è un nuovo alfabeto che, oltre ad avere una potenza comunicativa, un'efficacia, di comprensibilità, può essere letto anche in maniera opposta. La digitalizzazione e lo sviluppo delle competenze delle persone proprio sui nuovi modelli organizzativi e di lavoro generano una buona amministrazione che è anche attrattiva per chi, penso soprattutto ai giovani, vogliono affacciarsi alle amministrazioni come luoghi di lavoro. Le criticità di cui abbiamo parlato, dei Pola, c'è da tenere presente anche che si tratta di un primo esercizio, hanno evidenziato la strada che dobbiamo percorrere e i fattori abilitanti su cui dobbiamo investire, le competenze delle persone innanzitutto, non solo digitali, soprattutto digitali, ma le competenze digitali sono un po' la punta dell'iceberg rispetto a quello che serve per affermare nuovi modelli di lavoro pubblico, le competenze dei dirigenti che oggettivamente si trovano in alcuni casi a fronteggiare una sfida complessa che è quella o di discontinuità che è quella di gestione di situazioni diverse, team ibridi. Il PNRR parla di lavoro agile, di nuovi modelli di lavoro e gli interventi che dispiegherà il Dipartimento della Funzione Pubblica sono focalizzati proprio sui modelli di lavoro, sui nuovi modelli di lavoro e sullo sviluppo delle competenze, oltre che alla revisione dei sistemi di misurazione e di valutazione della performance. Grazie mille. Professoressa Barbieri. Sì, grazie. Ma allora vado un po' per differenza. Sì, viene da dire anche a me tutto importante, tutto rilevante, forse personalmente partirei dalle competenze, perché senza questo pezzo dal mio punto di vista non andiamo da nessuna parte. Certamente competenze tecniche che riguardano la tecnologia, il suo utilizzo, ma anche competenze core, competenze trasversali, lo dicevo prima, nuovi modelli di leadership collaborativa, inclusiva, che fa crescere, sviluppa i collaboratori, nuovi modelli di comunicazione, di partecipazione, responsabilizzazione. Quindi se cambia il mindset, ovviamente devono cambiare anche le competenze che accompagnano questi profondi cambiamenti e queste trasformazioni. Però per fare tutto questo vorrei dire una cosa: secondo me non basta lavorare sulle competenze della dirigenza, ma bisogna investire in modo particolare sulla linea intermedia, sui quadri intermedi e sul middle management, forse che dobbiamo fare l'investimento più grosso in questa fase, oltre che ovviamente sui dipendenti. E collegate al tema delle competenze, quelli del reclutamento e delle carriere. Piccola parentesi, vedo lì Michele Camisasca. 12 anni fa insieme abbiamo fatto una bellissima ricerca in Regione Lombardia sull'employer branding, dove quello che emergeva è come scelgono i giovani i posti di lavoro. Al primo posto ci sono le competenze, cioè vogliono organizzazioni dove le loro competenze continuino a crescere, continuino a svilupparsi. Stiamo facendo una ricerca molto simile quest'anno con la SNA,
ancora al primo posto le competenze. Quindi i giovani sono attratti dai luoghi di lavoro che coltivano e fanno crescere le competenze. Quindi direi che questo è un elemento nodale, è un elemento centrale. Quindi ovviamente, indubbiamente, le future iniezioni di nuovo personale, auspicabilmente Ménager, dovrebbe apportare nuove competenze, quelle competenze di cui tutti parliamo e di cui abbiamo bisogno, una maggiore confidenza con le tecnologie, con il lavoro attraverso il PC, e idem dicasi sulle carriere. Sistemi di valutazione maggiormente basati sul possesso di competenze dovrebbero agevolare, diciamo così, i miglioramenti che traguardiamo. Inoltre, come dicevo prima, è auspicabile che il nuovo sistema delle carriere valorizzi il ruolo dei quadri intermedi, che, come dicevo, è nodale per consolidare questi nuovi modelli. Ecco, anche la semplificazione sotto diversi profili è assolutamente necessaria e porrà una bella sfida alle organizzazioni pubbliche in generale ai processi di organizzazione. Ecco, come si diceva, questi aspetti sono così importanti tant'è che li ritroviamo anche nelle linee guida per la redazione del POLA. Infatti ricordiamoci che nel documento tutta la prima parte, che si chiama condizioni abilitanti, prevede proprio una valutazione delle condizioni di salute organizzativa, professionale e digitale che richiamano proprio questi aspetti. Ecco, credo che tra l'altro queste linee guida sono state davvero uno sforzo enorme per orientare le amministrazioni verso un utilizzo delle logiche e degli strumenti di programmazione. A mio avviso sono un ottimo strumento a supporto di questa fase iniziale per stabilire un punto di partenza. Quello che mi aspetto per il futuro è un maggiore investimento sulla, diciamo così, sulle rilevazioni relative a quello che il documento chiama gli impatti interni, cioè non solo il punto di partenza, ma anche dove vogliamo arrivare. Cioè va benissimo che quest'anno chiediamo agli enti di dirci quanta formazione hanno fatto sulle tecnologie, sui nuovi modelli di leadership, eccetera, eccetera. Però mi aspetto che tra un anno non ci sarà più quanta formazione abbiamo fatto, ma gli impatti di questa formazione a livello organizzativo. Quindi alziamo un pochino l'asticella. Ovviamente, e concludo, tutto questo deve essere collocato rispetto al senso che richiamavo prima, perché un conto è un POLA o un'amministrazione in generale che prevede un modello di smart working che interessa il 5% del monte ore lavorate dai propri dipendenti. Un conto invece è un ente che figura un modello di smart working che va ad esempio a impattare per il 50% del monte ore lavorate. Ecco, lì i ragionamenti sono un po' diversi. Grazie professoressa Barbieri, in questo caso mi aggancio all'elemento dell'attrattività e del legame tra attrattività e competenze, perché è uno dei temi che anche con prima diciamo, dell'emergenza pandemica avevamo indagato anche con col dottor Frieri in alcuni appuntamenti proprio sul tema dello smart working, insomma era già diciamo, urgente ed emergente prima diciamo, di ora, quindi. Vi ringrazio e vi invito a restare con noi mentre passo alla seconda sessione di confronto con le pubbliche amministrazioni. Tra di voi, lo sappiamo, abbiamo visto, ci sono anche delle best practice, come dicevamo, sul POLA che, e delle aziende che lavorano da molto tempo con le PA su questo tema. Vi chiedo, alla luce del lavoro che state portando avanti, possiamo dire che non può quindi esserci una innovazione se non si innova il lavoro nel settore pubblico, e quali potenzialità a vostro avviso arrivano proprio dallo smart working? Inizierei con Michele Camisasca, direttore generale Istat. Grazie, grazie soprattutto dell'invito, grazie anche per parole importanti di questo dibattito. Beh, certamente se non c'è innovazione nel mondo pubblico non c'è innovazione. E penso che questa sia la grande sfida che oggi abbiamo davanti. Mi è capitato di dire che noi in realtà in questi mesi abbiamo vissuto una riforma ancora prima di averla scritta, perché di fatto ci siamo trovati catapultati in un mondo nuovo, quello a cui siamo stati costretti. E quindi abbiamo dovuto per forza fare i conti con un mondo nuovo. E qui, come sempre, la grande domanda è: quindi dobbiamo inventarci cose nuove per fare innovazione o dobbiamo fare in modo diverso, in modo nuovo,
le cose che abbiamo sempre fatto? Beh, la risposta che viene dall'esperienza di questi mesi è sicuramente la seconda. Noi dobbiamo trovare nuovi modi per fare bene il nostro mestiere di dirigenti pubblici, di lavoratori, tutti della pubblica amministrazione. E quindi occorre capire quali sono gli elementi chiave su cui lavorare, anche proprio per attrarre quelle competenze, quei talenti a cui faceva riferimento poco fa la professoressa Barbieri, perché noi dobbiamo dirci che nella pubblica amministrazione abbiamo bisogno di quelli bravi e dobbiamo trovare il modo per creare le condizioni per cui la nostra pubblica amministrazione faccia dei passi avanti proprio per attirare quelli bravi. Allora, un grande stimolo è venuto anche da osservare come altri mondi si erano approcciati allo smart working o comunque a modalità di lavoro nuove. Qualche amministrazione aveva già anche fatto alcune esperienze, naturalmente quando poi ci siamo trovati nello smart working obbligato, e tanti avevano già iniziato a confrontarsi con il mondo del privato che già parlava di spazi di lavoro digitalizzati, già parlava di lavoro a distanza, eccetera. Noi credo che dobbiamo dimostrare in questa fase e da questa fase in poi che abbiamo un management all'altezza della situazione. Allora, il punto fondamentale a mio avviso per creare questa innovazione di cui sicuramente la pubblica amministrazione ha bisogno è proprio lavorare sulla qualità del nostro management, della nostra dirigenza, ma anche della nostra media dirigenza, il nostro middle management, come diceva poco fa appunto anche la professoressa Barbieri, perché certamente noi abbiamo capito che per stare all'altezza delle sfide che il mondo pone dobbiamo imparare a gestire la complessità. Prima di tutto fare un lavoro di preparazione, di formazione, proprio dal punto di vista del management, sulla gestione della complessità e quindi sulla capacità di poter reagire anche agli imprevisti. Gli imprevisti, quelli grandi, quelli epocali, che sono quelli che abbiamo vissuto nella pandemia, ma anche i piccoli imprevisti che portano ogni giorno a trovare modalità per prendere decisioni adeguate al momento. Questo credo che sia l'esperienza di tutti quelli che si trovano a gestire responsabilità nella pubblica amministrazione e decidere utilizzando i fattori che in quel momento si ha a disposizione, analizzandoli rapidamente e imparando a dialogare con tutti quelli che possono aiutare questo percorso. E questo è sicuramente un primo aspetto. Un secondo aspetto che io credo sia utile focalizzare in quest'ottica e nell'ottica dei passi avanti che dovremmo fare per concretizzare questi pola o pola integrati nel nuovo piano unico, perché anche questo ovviamente è un tema su cui dovremo lavorare da adesso in poi, è dare adeguata luce alle attività e alle persone nello stesso tempo, perché questo ci consentirà di lavorare sulle competenze delle persone, sull'essere all'altezza delle persone e sui processi. Allora, questo non sono due momenti distinti, sono due momenti che vanno vissuti assieme, che vanno costruiti assieme e che devono portare a un equilibrio per avere sotto la stessa luce persone e attività. Noi abbiamo immaginato con il Pole e con i percorsi che faremo scegliere anche secondo diversi gradi di flessibilità, una responsabilizzazione delle persone e obbligare a un dialogo con i propri responsabili, con i propri dirigenti, ma forme di flessibilità che hanno come presupposto un patto di fiducia all'interno dell'organizzazione. Senza questo avremo solo dei bellissimi, magari anche eccellenti piani scritti, imparati, magari illustrati, magari che stanno anche sul podio, ma questo non basta. Occorre che diventino una realtà, occorre che i protagonisti prendano sul serio questo concetto di patto
tra sé e l'amministrazione, ma cioè di patto tra sé e i colleghi, di patto tra sé e i propri responsabili, e solo così potremo concretizzare quello che pur abbiamo scritto anche, credo, con buona capacità dentro questi pola, ma che noi avremo la responsabilità di tradurre per essere veramente all'altezza e per veramente far capire che cosa vuol dire novità e innovazione nella pubblica amministrazione. Grazie dottor Camisasca, il tema dell'integrazione è un tema che ricorre tra l'altro tantissimo nel Pola di Regione Emilia Romagna, è un documento che è già un documento unico di per sé, visto che trae spunto da tanti documenti, il piano della trasformazione digitale, il piano formativo, il piano appunto il Pola. Quindi dottor Frieri, come possiamo, diciamo, trarre potenzialità dallo smart working sull'innovazione del lavoro nel settore pubblico? Buonasera, mi sentite? Sì, funziona benissimo. Bene? Perfetto. Ma io, rispetto alla discussione fatta e a questo nuovo piano indicato in particolare dell'articolo 6, no, della DL80, è sicuramente auspicabile. Proporrei due accortezze. Vengo tra l'altro da un confronto con i massimi vertici di funzione pubblica qualche secondo fa. La prima è tenere sempre presente l'articolo 4 del 165 alla luce del principio di separazione tra organi di indirizzo, consigliari, assembleari e gestione. Quindi non si può fare un piano unico con ruoli diversi. Ecco, questo lo dico. Nel senso che chi ha la responsabilità della gestione può rendere conto quando ha avuto la possibilità di gestire, non può rendere conto prima, non ci può essere un foglia sugli atti gestionali, ecco, non deve diventare questo. E dall'altra dobbiamo capire di che tipo di organizzazioni parliamo, cioè ci sono organizzazioni B2B, come sono le amministrazioni centrali, e ci sono organizzazioni B2C, come sono invece gli enti locali. Ecco, per dare dei numeri, mentre in alcuni casi nelle amministrazioni centrali, i grandi ministeri, il rapporto dirigente-dipendente è 1-4. Se andiamo nelle organizzazioni B2C possiamo trovare un rapporto che è 1-46, 1-50. Le regioni hanno una collocazione più o meno intermedia, no? Quindi non mi concentro sulle regioni. Allora, è evidente che qui il piano unico, che è un piano della performance, ha delle accezioni evidentemente diverse. Cioè, mentre nel primo caso per le organizzazioni B2B sarà un piano molto orientato al management, ecco perché lì questo decreto introduce anche i quadri intermedi, perché non aveva senso nemmeno che esistessero fino ad ora. Il lavoro era pensato prevalentemente per svolgersi in presenza. Verosimilmente in questi ministeri come avrà avuto luogo l'apprendimento? Learning by doing, questi erano gomito a gomito davanti alle scrivanie a vedere un gestionale, no? Quindi questo Pola alla fine che cos'è? È un piano per il management e per ripensare soprattutto processi e networking. Sono le due cose che fanno questo tipo di manager. Nei comuni degli enti territoriali è totalmente diverso invece l'approccio e arriva alla luce anche del PNRR, cioè qual è l'obiettivo? Portare a casa più soldi possibile e mettere a terra opere pubbliche. Punto. Cioè, molto banalmente, o assicurare dei servizi che sono portafogli di servizi ampi che vanno dal welfare state fino, nel nostro caso in Emilia Romagna, a scuole, perfino gli asili nido e cose di questo tipo. Questi servizi devono funzionare. Allora è evidente che lì lo smart working, che è funzionale, diventa lavoro ubiquo. Ma come si direbbe a Roma, dov'è sta gente se ubiqua? Va dal cliente, questo è il lavoro ubico, no? Cioè questo numero di HBR, Harvard Business Review della fine dell'anno scorso con Working from Anywhere, no? Immaginando il new normal. Ma mentre nel caso degli enti territoriali questo lavoro ubico diventa andare dal cliente, nelle amministrazioni centrali diventa capacità di fare networking rapidamente, ma con un rapporto che è abbastanza diverso tra dirigente. E quindi questi due piani hanno due funzioni sostanzialmente diverse, perché nel secondo caso, nel caso degli enti B2C, dovranno focalizzarsi moltissimo sulle milestone, sugli obiettivi target, sui tempi di risposta e sulla capacità di centrale. Quindi anche la leadership della dirigente, del management, sarà sostanzialmente selezionata in modo diverso.
Nel secondo caso sarà basata sulla capacità e orientata agli obiettivi. Nel primo caso, come abbiamo detto, sul networking. Quindi si chiamerà piano unico, ma tutto sommato saranno due cose diverse. Le regioni sono un po' tra cielo e terra, ma siccome non contano niente nel PNRR, finiranno per identificarsi e per assimilarsi agli enti territoriali, perché anche per le regioni, dove i governatori sono eletti direttamente dai cittadini e che hanno un ruolo molto spesso passivo rispetto alle decisioni centrali, in un'Europa che è sempre più Eurogruppo, gli obiettivi saranno cosa? Realizzare opere e servizi rapidamente sul territorio, perché tanto le riforme le farà qualcun altro. Cioè, quello che voglio dire è che c'è una grande differenza tra un ente come i nostri territoriali e, per esempio, l'Istat. Siamo proprio diversi e quindi, verosimilmente, abbiamo bisogno di strumenti diversi. Grazie per questa riflessione. In generale lo abbiamo sempre detto, no? Quando abbiamo affrontato il tema dello smart working, che non si applica allo stesso modo su tutte le amministrazioni, perché deve essere un po', faccio riferimento anche ad Alessandra, perché con questi ragionamenti, no, li facciamo spesso insieme, è un po' cucito sulle esigenze e sulle caratteristiche poi degli enti, no? Proprio come diceva il dottor Frieri, con obiettivi e con finalità differenti rispetto poi alla loro mission un po' amministrativa, no? Questo mi permette di chiedere al dottor Dalmazzoni, al dottor Scanu, che si confrontano con PA su questi temi, che cosa avete raccolto in questi mesi di lavoro con le pubbliche amministrazioni e che cosa abbiamo imparato guardando gli elementi di crescita, ok? Non soltanto gli elementi di criticità, ma di crescita, su che cosa dobbiamo puntare? Prego, dottor Dalmazzoni. Eccoci, buonasera. Beh, tanti stimoli, grazie per davvero le belle riflessioni. Allora, su cosa dobbiamo puntare? Ma io partirei da una metafora. Noi pensiamo a un edificio pubblico. Pensiamo all'edificio pubblico e pensiamo di doverlo inaugurare e iniziare a utilizzare. Bene, prima di tutto che cosa succede? Che vengono fatte delle verifiche. Se ne verifica l'agibilità, l'idoneità, la conformità e così via. Ecco, se voi pensate ora invece a come noi stiamo utilizzando i nuovi edifici, che sono edifici digitali, le piattaforme digitali sulle quali si svolgono le attività che noi svolgiamo, bene, vediamo come c'è un grande lavoro di cultura e di competenza da fare, perché noi a queste piattaforme stiamo affidando cose importantissime. Stiamo affidando la nostra identità digitale, stiamo affidando i nostri dati, stiamo affidando le nostre conversazioni e quindi il primo punto importante è non pensare che siccome è digitale allora diventa tutto facile perché si fa con un click e quindi non corriamo dei rischi. A maggior ragione nel settore pubblico, avendo a che fare con i dipendenti, ma anche con cittadini e con l'utenza, i criteri importanti di sicurezza sono i primi che vanno verificati. Da questo punto di vista è lecito un po' analizzare come l'offerta di piattaforme sia un'offerta molto ampia, per fortuna, e come vi siano piattaforme assolutamente adatte per fare la lezione di yoga o per fare l'aperitivo con gli amici, e poi invece vi siano piattaforme che devono sostenere servizi critici e quindi avere dei requisiti legati al trattamento dei dati e alla capacità di fornire un ambiente sicuro, quindi parliamo di cyber security, che sono i due requisiti fondamentali per poi poter appoggiare dei servizi importanti e critici. Da questo punto di vista, in Cisco abbiamo la nostra piattaforma di collaboration, che è appunto Cisco Webex, ma abbiamo anche una fortissima concentrazione su tutti gli aspetti di cyber security e trattamento dei dati, e quindi siamo molto sereni nel poter, da questo punto di vista, invitare, no, proprio gli enti a questa analisi preventiva
prima di affidare dei servizi. Devo dire che in questo anno e mezzo i maggiori risultati, i maggiori passi avanti sono proprio avvenuti nel settore pubblico. Non so se questa può essere paradossale, uno magari si immaginava il privato già avvantaggiato che cogliesse, come dire, questa accelerazione, questa folata per compiere un grande balzo in avanti. In realtà quello che è successo con il lavoro da casa, non lo chiamo smart working, ma lo chiamo lavoro da casa, questo è anche così, se in spiaggia quest'estate dovessimo incontrare degli inglesi o dei tedeschi e parlassimo di smart working, non capirebbero di cosa stiamo parlando, quindi work from home. Ecco, questo lavoro da casa in realtà ha molto appiattito le esigenze del settore privato, perché fondamentalmente tutti i dipendenti a casa, un PC con una webcam spesso spenta e in qualche modo le cose si facevano. I servizi del pubblico rappresentavano una complessità proprio per la necessità di interfacciarsi con pazienti nel settore sanitario, con studenti nel settore dell'educazione, con cittadini nel settore pubblico, che hanno portato davvero a grande innovazione. Faccio alcuni esempi molto concreti e tangibili per dare un'idea. Parlo di ospedali che, grazie a piattaforme appunto collaborative sicure e programmabili, che quindi si sono potute integrare nel workflow dei loro processi, hanno potuto continuare la loro attività di prevenzione in ambito appunto di prevenzione delle malattie tumorali, per esempio. Questo è il caso, per esempio, del Fate Bene Fratelli di Milano, un caso pubblico che si può rintracciare online. Posso fare l'esempio del Politecnico di Milano, di come sia riuscito nell'arco di un mese a realizzare un'installazione importante collegando le 320 aule di didattica e spostare tutta la propria didattica, appunto nel giro di un mese, sulla piattaforma Cisco Webex, consentendo a migliaia di studenti, 60.000 studenti mi sembra, e 4.000-5.000 docenti, di affrontare un modello di educazione ibrido. E inserisco questa parola che non suona benissimo in italiano quando si parla di ibrido, però in inglese si usa questa espressione hybrid workplace, quindi possiamo chiamarlo un ambiente di lavoro misto. E cos'è che si mischia? Le due dimensioni. Si mischia la dimensione fisica e la dimensione digitale. Quindi non è più siamo tutti in virtuale, ma sempre di più sarà che una parte dei partecipanti a un evento, a un processo, saranno in un luogo fisico e gli altri saranno da remoto. Esattamente come sta accadendo in questo momento, dove voi siete sul palco e noi siamo da remoto. Ora voi avete lì, che cosa? Una regia, un potenti mezzi di Digital PA, che sta eseguendo. Ora, non è possibile pensare di avere una regia in ogni sala riunione, in ogni aula di formazione. Quindi esistono sistemi hardware dedicati che consentono la connessione tra il mondo fisico e il mondo virtuale e digitale. Ecco, quindi ho detto tre aspetti, direi, molto importanti. Il primo è verificare la sicurezza e il trattamento dei dati delle piattaforme sulle quali si intendono realizzare i servizi. Il secondo è verificare la programmabilità, cioè la capacità di queste piattaforme di integrarsi dentro i propri processi, dentro i propri sistemi, per fornire questi servizi in maniera invisibile, trasparente. E il terzo aspetto è la capacità di avere soluzioni complete, end-to-end, sia software che cloud che hardware, per realizzare questo ponte, questo bridge, in esperienze e in servizi che saranno sempre di più, d'ora in avanti, fisici e digitali assieme, quindi ibridi o blended o digital, come si vuole chiamarli. Grazie dottor Dalmazzoni. Dottor Scanu, un po' diciamo possiamo anche riprendere, e su questo mi aiuta anche i ragionamenti che abbiamo portato dal tavolo, no? Perché che cosa abbiamo imparato dallo smart working e che cosa, diciamo, come si affronta questo tema dell'innovazione nel settore pubblico è stato abbastanza approfondito nel tavolo, no? Sì, assolutamente. Grazie per lo spunto. Infatti
volevo provare ad assumere i due principali, quelli che secondo me sono stati i due principali outcome del tavolo, che sebbene prima si è detto che lo smart working non è uguale su tutte le amministrazioni, in realtà nel tavolo erano presenti pubbliche amministrazioni centrali, pubbliche amministrazioni locali, altri enti, ma tutti mi sembra concordassero fondamentalmente su due punti. Il primo è che sicuramente lo smart working è una grandissima opportunità. È una grandissima opportunità perché? Perché ovviamente tutti quanti, sebbene con modalità diverse, si sono concentrati sul implementare, diciamo, una modalità di lavoro basata sugli obiettivi, si sono focalizzati sul responsabilizzare tutte quante le risorse che svolgevano le attività, hanno parlato di condivisione e collaborazione a diversi livelli all'interno dell'organizzazione. Qualcuno ha detto la riforma parte dal basso, no? Quindi è la comprensività di tutta, la partecipazione di tutti nell'implementare nuovi modelli di lavoro e poi l'utilizzo delle tecnologie. Quindi se questi sono i quattro elementi che hanno caratterizzato principalmente, tutti quanti lo hanno considerato, lo considerano un abilitatore del cambio culturale. E poiché lo smart working appunto diventa l'abilitatore del cambio culturale, porta sicuramente, tutti si auspicano, ma lo stanno già vedendo, ci hanno detto, no? Nella pratica quotidiana porteranno a un miglioramento di quelli che sono i servizi per i cittadini e per le imprese. Quindi tutti quanti auspicavano il fatto che non si tornasse indietro, almeno si cogliesse l'opportunità di non tornare, diciamo, a quello che hanno chiamato lavoro a distanza, ma far sì che venga implementato un vero e proprio smart working che cambi il modello operativo con cui tutti quanti lavorano. Quindi questo mi sembra essere il primo punto chiave, quindi lo smart working è sicuramente un'opportunità da cogliere. Il secondo punto importante che hanno sottolineato è un po' il ruolo delle risorse umane all'interno della pubblica amministrazione, quindi l'HR che passa da funzione principalmente amministrativa invece a funzione che è motore del cambiamento, quindi che deve spingere l'implementazione di queste nuove pratiche, questi nuovi modelli operativi all'interno dei vari enti, all'interno delle varie strutture. Terzo elemento è che da questo punto di vista sicuramente la tecnologia è un elemento abilitante ed essenziale. Infatti parlavano del patto, no, tra HR e IT all'interno delle strutture per portare avanti il cambiamento. Le due aree su cui noi vediamo che le pubbliche amministrazioni si stanno sempre più orientando, ma sicuramente lo hanno ribadito anche oggi, sono quelle della gestione delle risorse umane e quelle della virtualizzazione del luogo del lavoro. Quindi posso dire che questi sono gli elementi fondamentali, sia sulla base delle nostre esperienze che poi è stato un po' il dibattito che c'è stato oggi sul tavolo. Grazie mille, dottor Scanu. In realtà mi aiuta ad anticipare anche la seconda domanda del secondo giro di tavolo, perché un po' ne abbiamo iniziato a parlare, parlavamo di workplace ibrido, di digital workplace, e questi due elementi di gestione delle risorse umane, dall'altra parte di virtualizzazione del posto di lavoro, a cui aggiungerei anche poi la componente proprio organizzativa, la parte di valutazione dei risultati, la parte anche di gestione e di coordinamento poi dei team ibridi, scusatemi, è caduto il microfono, dei team ibridi, chiaramente aiutano a riflettere su questi nuovi digital workplace come intesi non più come la mia connessione, il mio PC, ma appunto come ambienti integrati. Io me li immagino un po' nell'evoluzione verso cui stiamo andando, come dei posti, diciamo, degli ambienti virtuali in cui possiamo pianificare e monitorare le attività, possiamo gestire processi di social collaboration, possiamo organizzare il ragionamento del lavoro per obiettivi, misurare l'analisi e analizzare le
i gap di competenze per poi programmare dei piani di formazione. Questo rientra molto in quei ragionamenti che dicevamo sulla nuova funzione dell'HR, che inevitabilmente va a braccetto con la funzione IT e, come ci anticipava il dottor Bacci nel tavolo, anche con la funzione logistica, che è un altro elemento che concorre a questa strutturazione post-emergenziale. Allora mi chiedo, verso l'ibrido, come muta secondo voi il concetto di digital workplace? Dottor Frieri. Ma io credo che dobbiamo distinguere due aspetti. Allora, il digital workplace lo proponiamo in un libro scritto proprio insieme al dottor Bacci, e tra l'altro una delle prefazioni e di impostazione di Carlo Mocchi Sismondi, ruota attorno a questo arnese. No, il nuovo digital workplace è intorno a questo dispositivo che ovviamente in questo momento dà gli ordini a tutti gli altri, quindi dalla domotica fino al PC che prende ordini, deve essere immediatamente connesso, può essere autenticato anche grazie a questo dispositivo, e l'automobile non si vende ormai se non è immediatamente integrata con questo dispositivo, che è il computer di bordo di questo lavoratore ubiquo. Quindi il nuovo digital workplace segue il dipendente e l'espressione vado al lavoro probabilmente verrà abbandonata. Invece, prima, poco fa, veniva menzionata giustamente, in particolare dal dottor Dalmazzoni, l'hybrid office, no? L'ufficio ibrido. Questo invece è un altro aspetto, cioè esistono dei luoghi fisici in cui vi è un'ibridazione di prassi e di apprendimento che avviene sia in presenza fisica in una serie di attività, sia avviene in remoto da soggetti che appunto sono mobili. L'importante è la trasformazione che deve avvenire, ovviamente è quella che vede una trasformazione da impiegati in professionisti. Se abbiamo di fronte un professionista, come abbiamo detto più volte anche in queste stesse sedi, abbiamo una persona orientata agli obiettivi, quindi non abbiamo la paura che vada in spiaggia perché è ubiqua, ma sicuramente sarà andato incontro al cliente oppure in altri uffici ibridi dove è in grado di raggiungere meglio i suoi obiettivi. Questi sono due aspetti, quindi il digital workplace è una cosa, gli uffici ibridi sono un'altra cosa, e vanno progettati attentamente tenendo conto anche di che tipo di uffici sono, perché facciamo un esempio per dire quanto siamo diversi e per ribadire che non esiste la pubblica amministrazione, esistono le pubbliche amministrazioni e queste devono avere dei management selezionati per cambiarle. Se noi pensiamo a una scuola e ai layout di un ufficio ibrido di una scuola, pensiamo a qualcosa di straordinariamente diverso di quello che invece può essere un centro di ricerca, no? Oppure un istituto di credito, o per esempio un ufficio dove si fanno delle analisi molto approfondite, anche se ibridato. Ma proprio i dispositivi anche tecnologici che avremo all'interno saranno sostanzialmente diversi. Io spero che la pubblica amministrazione si trasformi in le pubbliche amministrazioni, e che questo salto di qualità sospinto dal PNRR sia una grande occasione per anche dare vita ad una nuova selezione naturale. Grazie, grazie mille. Dottor Scano, le ridò una parola per una battuta anche su questo. Sì, certo. Volevo focalizzarmi allora su quello che c'è in realtà dietro il digital workplace, perché, come dicevamo prima, no, se bisogna cambiare il modo, diciamo, di far lavorare le persone e quindi di gestirle, ci sono due ambiti. C'è l'ambito fondamentale dei sistemi HR, che è quello che poi abilita anche il nuovo modo di lavorare e il modo di gestire le risorse. Quindi intorno, diciamo, al concetto di digital workplace sicuramente due ambiti sono fondamentali. Il primo è quello della gestione delle risorse umane, perché se io devo assegnare degli obiettivi, devo monitorare gli avanzamenti, devo valutare le competenze, devo assegnare dei compiti, devo poi fare processi di formazione, di rewarding e anche di analisi di clima, devo avere comunque questo strumento per abilitare il lavoro da remoto e quindi il digital workplace. L'altro aspetto è quello della virtualizzazione del luogo di lavoro, come si diceva sempre prima nel tavolo, che è un elemento fondamentale. Occorre abilitare e rendere completamente indifferente il luogo da cui, diciamo, la risorsa svolge il suo lavoro ed eroga il servizio. E quindi qua
ci sono tutti altri elementi abilitanti che vanno dalla rilevazione delle competenze, delle presenze, dalla assegnazione dei turni, la gestione degli spazi da remoto, dal controllo degli accessi, dalla sicurezza sul lavoro. Quindi sono tutte tecnologie che devono esistere e devono abilitare la possibilità di lavorare da remoto e quindi di accedere al digital workplace. Sicuramente quello che andrebbe fatto è un cambio probabilmente di velocità, no? Nell'affrontare certe tematiche di questo tipo, perché bisogna passare da un'ottica incrementale a un'ottica più olistica, perché tutti questi elementi vanno affrontati, vanno studiati, vanno implementati con una visione complessiva d'insieme. Perché evidentemente tutte queste tecnologie devono essere avanzate, quindi basate sul mobile, intelligenza artificiale, tra di loro integrate, devono essere orientate al dato, quindi per mettere gli analytics, per fare tutte quante le analisi e, come dicevamo sul tavolo, oggettivizzare il più possibile la gestione di tutte quante le risorse e, come abbiamo detto più volte, devono essere assolutamente sicure, quindi devono basarsi su tecnologie avanzate e non spesso, come succede, crearsi su stratificazioni di software che nel tempo diventano sempre più complessi e complicati da gestire. Grazie mille. Dottor Dalmazzoni, richiamato in causa rispetto alla parte ibrido che abbiamo già affrontato. Sì, io per concludere tornerei all'aspetto appunto del dato, ponendo a tutti una domanda. In questo momento dove si trovano, chi sa dire, tra i partecipanti a questo incontro, dove siano i nostri dati? In questo momento dov'è il mio volto con i dati sensibili che si porta dietro? No. Per esempio il fatto che non ho più la mia folta chioma è un dato sensibile per me, no? Io accetto che lo vediate voi, ma in realtà dov'è questo dato? La mia voce, i concetti che sto esprimendo, dove sono? Ecco, la realtà è che nessuno può dire con certezza dove si trovino in questo momento i nostri dati. Questo è un tema enorme, il tema della sovranità del dato, su cui l'Unione Europea si sta muovendo, su cui i paesi europei si stanno muovendo. In Francia questo è il tema più importante del momento, quindi lo diventerà prestissimo anche in Italia. E sul tema della sovranità del dato è importante che chi opera con piattaforme cloud, che per definizione sono globali, fornisca elementi chiari, elementi certi appunto sul trattamento dei dati, in particolare quando parliamo dei dati dei cittadini o dei dati di utenti particolarmente sensibili. Pensate per esempio che riguardo alla nostra piattaforma web, tutto il sistema educativo di un paese intero, dell'Unione Europea, della Grecia, nell'arco di questi periodi di lockdown, si è basato sulla nostra piattaforma Webex. Quindi potete pensare a tutte le implicazioni a tanti livelli e alla responsabilità di questo tipo di servizio. Quindi questo è un aspetto davvero importante. L'altro aspetto, torno a quanto diceva prima il dottor Frieri, che prima mi ha citato, e quindi voglio tornare su una sua sollecitazione giustissima, che è quella della diversità, no? Noi diciamo la pubblica amministrazione, in realtà esiste una varietà di servizi molto articolata e raffinata, anche di servizi molto diversi. Ce ne siamo resi conto da tempo, e da tempo investiamo proprio per cercare di specializzare le nostre piattaforme. Quindi faccio degli esempi molto semplici. Abbiamo una piattaforma che si chiama Webex Legislate, che è pensata proprio per i luoghi in cui vanno prese le decisioni e vanno effettuate delle votazioni, e consentono di avere tutta la gestione e la tracciabilità, quindi di un'aula dove avvengono delle votazioni a qualunque livello. Abbiamo un Webex pensato per l'educazione e per la formazione, che si integra con le piattaforme di Learning Management System e ha tutte le funzioni adeguate per questa gestione, così come abbiamo una piattaforma Webex legata al mondo della sanità. Ecco, quindi la verticalizzazione legata a tutti gli altri aspetti che ho evidenziato prima è importantissima proprio per la ricchezza dei servizi della pubblica amministrazione di cui si accennava prima.
Bene, le suggestioni sono state tante, le lascio l'ultima parola su questo giro di tavolo. Grazie. Certo, proprio le suggestioni di questo ultimo giro di tavolo proprio sul tema del digital workplace a me francamente un po' mettono i brividi per tanti motivi. Uno perché non possiamo non sottolineare questo aspetto delle pubbliche amministrazioni e della diversità e della peculiarità di ognuno di noi e di ogni pubblica amministrazione. E quindi mi spaventano un po' anche le semplificazioni, le semplificazioni eccessive. Non è sempre per tutti così vero che oggi il digital workplace coincide con il dispositivo mobile che ognuno ha nella propria tasca. Ci sono, proprio perché siamo diversi, modalità diverse di concepire e di costruire il digital workplace e ci sono tantissime problematiche da affrontare, proprio per concretizzare questo concetto di ibrido, che è veramente interessante, veramente affascinante, ma che riguarda moltissimi aspetti. Il primo, già citato, e lo dice il direttore generale di un'amministrazione che ha come core business i dati. Noi ci occupiamo all'Istat solo di dati, poi di tante altre cose, ma di dati. E quindi il tema della sicurezza e quindi non tanto del sapere dove sono i dati, adesso, dove non sono e dove non devono essere, perché c'è una responsabilità sul fatto che chi gestisce i dati così delicati come fa l'Istat per fornire al paese le informazioni della statistica ufficiale, è importante che non siano dove non devono essere. E quindi questo è un elemento assolutamente fondamentale quando si pensa a come costruire un digital workplace. Quindi bisogna lavorare su tecnologia, bisogna lavorare su cultura, bisogna lavorare su organizzazione e governance di questo processo. Se penso che cosa ha voluto dire mettere tutti nelle condizioni, proprio con la partenza del lockdown, di lavorare a distanza, e non ha solo voluto dire essere sicuri che tutti avessero una connessione e un mobile, no, ha voluto dire essere certi che le tecnologie e le infrastrutture di supporto fossero adeguate a gestire dati a distanza, a elaborare i tanti dati che l'Istat elabora a distanza. E ancora, tutte le nuove piattaforme con le varie declinazioni per integrare il concetto del lavoro collaborativo, della verifica dei risultati, del monitoraggio. Ma ancora penso all'impatto sul tema delle sedi fisiche. L'Istat a Roma ha 2.000 dipendenti su 6 sedi fisiche. Che cosa comporta questo ragionamento rispetto al passare al digital workplace? Molte questioni che vanno affrontate con grande serietà e non tutte semplici. Magari alcune hanno delle soluzioni che devono essere ancora inventate. Quindi una grandissima sfida, grandissima prospettiva, molto molto interessante e secondo me fra un anno potremo cercare di ancora aver capito che cosa può aver voluto dire concretizzare questo concetto di digital workplace anche nella pubblica amministrazione, nelle pubbliche amministrazioni così diverse tra di loro. Grazie mille anche al dottor Camisasca. Io voglio lanciare questo diciamo ultimissima sessione in cui vi lascio proprio un minuto di battuta. Prima però vi dico per pillole un po' quello che è emerso dal tavolo, qualcosa ce la siamo già detta nel corso del nostro incontro, la questione appunto della riforma dal basso, dello smart working come riforma dal basso, alcuni punti che abbiamo trattato come per esempio il patto con il lavoratore, la centralità della funzione HR e della sinergia con l'IT e la logistica, ma un altro elemento chiave che è emerso è il patto col cittadino. Si parlava addirittura di ripristinare o comunque di valorizzare il tema della carta dei servizi e di rendere conto di obiettivi legati a quelli che poi sono i servizi ai cittadini. Tra l'altro elemento
presente anche all'interno delle linee guida del Pola, no? L'elemento dell'impatto e della valutazione della qualità dei servizi da parte dei cittadini. La paura da un certo punto di vista che si vada più verso il potenziamento del lavoro a distanza e meno verso un vero modello di organizzazione del lavoro e di leadership che sia diverso e veramente innovativo. E poi chiaramente c'è il tema degli enti locali, del ruolo degli enti come regioni, province, unioni dei comuni per la spinta ad uno smart working territoriale, il rapporto tra città smart e lavoratori smart. C'era per esempio il comune di Milano col tema del near working, che un po' ci aiuta a ragionare anche su quei temi del lavoro ubiquo che diceva il dottor Frieri, e poi anche l'elemento del bivio sul tema delle tecnologie, cioè non dobbiamo pensare soltanto a processi digitali, a scelta di software in sé, ma alla tecnologia come abilitazione di un modello organizzativo, come un accompagnamento poi alla leadership e quindi il rapporto tra tecnologie e competenze. Una battuta ciascuno. Alessandra Gangai. Sì, secondo me sono emersi veramente tanti, tanti spunti. L'importante secondo me è ritornare a concepire lo smart working non come forma di welfare, non come lavoro a distanza, ma rivederlo come quello che dovrebbe essere, cioè un'occasione per ripensare processi, modo di lavorare, stili di leadership per avere delle performance migliori e per avere insomma dei vantaggi e dei benefici che vadano non solo per l'organizzazione ma anche per le persone che lavorano e per tutte per la società, ma anche per ad esempio i cittadini che poi in questo caso si relazionano col pubblico. Quindi l'importante è ricominciare a rivedere lo smart working come un progetto che sia strategico e non solo un modo per ottemperare a un'emergenza contingente. Dottor Angeletti. Difficile che osare ed aggiungere, è stato detto tanto e sono emersi veramente spunti interessanti. Io ne provo a denuclearne due al volo. Il primo è il tema delle aspettative. Il lavoro agile è un grande catalizzatore di innovazione. L'innovazione richiede delle aspettative, mette in gioco delle aspettative. Tutti noi abbiamo delle aspettative a livello individuale. Ecco, è necessario, e secondo me questo è un caveat, fare attenzione al lavoro agile, perché il lavoro agile non può risolvere tutti i problemi dell'organizzazione, quindi evitiamo di caricare questo strumento con eccessive aspettative, ma con le giuste aspettative. Il secondo tema è il tema della misurazione della performance. Siamo sempre alla ricerca di nuovi indicatori. Secondo me in futuro il lavoro agile potrà essere un indicatore sintetico di maturità organizzativa delle nostre amministrazioni. Attenzione però alla trappola della performance, cioè a cadere in discorsi di misurazione e di valutazione un po' fine a se stessi che possano generare una retorica controproducente. Grazie. Professoressa Barbieri. Sì, davvero rapidissimo, un paio di suggestioni. Il dottor Cavisasca ha iniziato il suo intervento dicendo se non c'è innovazione nel pubblico non c'è innovazione, questa è la vera sfida. Assolutamente, direi che oltre a una sfida per noi è una grande responsabilità. Cioè noi abbiamo davvero il compito di diventare responsabili, cioè abili a trovare delle risposte su tutti i piani che dentro le organizzazioni, come ha sottolineato il dottor Frieri, diverse organizzazioni, quindi la soluzione per tutti ormai è davvero poco perseguibile e poco utile, e quindi capacità proprio di cercare di creare uno strumento che sia davvero funzionale, le condizioni per un lavoro ibrido, le condizioni di un contesto digitale. Frieri diceva trasformare, trasformazione da impiegato a professionista, è molto interessante, mi viene da dire non libero, quindi un professionista che comunque sta dentro le regole dell'organizzazione. E sentendo tutta questa riflessione sull'aspetto dell'ambiente digitale, del nuovo ufficio, diciamo
diciamo così, mi è venuto in mente il documento della Commissione europea, BRICS, Vice and Behaviors, che un po' dà le indicazioni su come costruire, no, questi nuovi ambienti. E la cosa interessante è che non solo, vado oltre quello che diceva Federi, non c'è solo una diversità tra organizzazioni, quindi pensare a soluzioni differenziate per le organizzazioni, ma anche dentro le organizzazioni, in funzione dei compiti dei diversi dipartimenti, dei diversi uomini, insomma, come le vogliamo chiamare, possono esserci delle soluzioni molto differenti. Quindi questo lavoro di personalizzazione non è solo a livello macro di tipologie di organizzazione, di singola organizzazione, ma anche proprio dentro le singole organizzazioni. Grazie, dottor Friari, allora le do la parola anche per rispondere. Sì, grazie di questa parola dalla professoressa Barbieri. Sì, è vero, noi per esempio siamo un'organizzazione multidivisionale e multidisciplinare, però dobbiamo tutti rispondere a uno stesso piano della performance, a uno stesso sistema di valutazione, a uno stesso sistema di recruiting, quindi questo problema poi si pone, no? E la agenzificazione è stata negli anni 90 una risposta che ha animato la riproduzione del new public, la diffusione del new public management, no? Faccio questa battuta: il problema che noi abbiamo è che tutti i nostri piani della performance, i nostri KPI tipici, sono tutti fatti di un mondo fisico, di servizi fisici, no? Viceversa, grandi paesi del Commonwealth stanno già lavorando a dei nuovi piani della performance, nuovi KPI. Noi stiamo lavorando su questo, stiamo riflettendo anche insieme ad alcuni grandi dirigenti dello Stato sul fatto che presto ci dovremo attrezzare a rivisitare completamente il modo di programmare e rivisitare. Facciamo un esempio: la user experience, come si misura e come facciamo a fare in modo che dei gruppi trasversali di processo che contribuiscono alla user experience di servizi che saranno sempre più ibridi, anche se sono fisici, sia un elemento su cui programmiamo prima di tutto la performance organizzativa. Grazie. Grazie a lei, dottor Scanu. Io in realtà chiudo con un auspicio che si riesca effettivamente a cogliere questa, diciamo, opportunità dello smart working come motore del cambiamento e che quindi si riesca a portare avanti, a compiere questa rivoluzione, diciamo, nell'HR, nel mondo della pubblica amministrazione. Noi nel gruppo Zucchetti la chiamiamo HR Work Revolution, quindi è quell'insieme di best practice e tecnologie che noi portiamo proprio per cambiare i modelli operativi delle aziende private, delle pubbliche amministrazioni in quest'ottica. Quindi noi ci siamo e siamo pronti a supportarla, questa rivoluzione di tutte le pubbliche amministrazioni. Grazie. Dottor Dalmazzoni? Ma penso che siamo in un momento particolare, perché l'opportunità che abbiamo nei prossimi anni, visti gli investimenti che ci saranno proprio sui temi del digitale, della sostenibilità, noi parliamo di green and blue, sono un'opportunità unica per tutto ciò che abbiamo detto. E penso che la cosa importante sia di affrontare questi temi e queste opportunità in maniera multidisciplinare. Non sono temi che possono essere affrontati, per quanto da persone di sicura preparazione, di validissimo curriculum, secondo un approccio settoriale. È necessario creare dei team multidisciplinari che lavorino assieme su queste tematiche. Allora, se mettiamo assieme chi si occupa di tecnologia, chi si occupa di risorse umane, chi si occupa di processo, chi si occupa della cultura aziendale, insomma, davvero possono nascere dei progetti molto interessanti. Sembra una cosa banale, ma sappiamo che è in realtà all'interno delle organizzazioni questo tipo di collaborazione è una delle cose più difficili, però è necessaria. Sì, è così. Chiudo col dottor Camisasca, così poi mi dà la possibilità, salutiamo insieme poi i nostri. Certo, io mi permetto di fare un'osservazione che forse è una deformazione professionale da vecchio direttore del personale che ho fatto per 7 anni in una regione. E cioè vorrei puntare, richiamare un'emergenza che a mio avviso è presente, e cioè il tema dei contratti collettivi nazionali. Noi non possiamo pensare che oggi abbiamo una taglia 52 e di pretendere di rientrare in una 48. Io ho degli abiti nell'armadio, ma non riesco a rientrare nella 48. Quello che abbiamo detto oggi
non è letto dai contratti collettivi vigenti e quindi abbiamo bisogno che anche i nostri riferimenti contrattuali leggano insieme a noi l'evoluzione e l'innovazione. Per fortuna siamo nelle sapienti mani del Presidente Naddeo, che all'Aran guida questa contrattazione, Presidente che ben ha frequentato il Dipartimento della Funzione Pubblica e tanto anche Forum PA, che ringraziamo e ringrazio, e quindi spero che anche da questo punto di vista presto ci siano dei segnali di innovazione per dare gambe a tutte queste bellissime prospettive che oggi ci siamo detti. Grazie, questo è sicuramente un tema, diciamo, che non si esaurisce, anzi è solo probabilmente all'inizio. Noi salutiamo i nostri colleghi e i nostri ospiti collegati a distanza, vi ringraziamo, grazie a tutti per aver partecipato, a chi ci ha seguito e a chi ha partecipato con noi a questo scambio. Presto in presenza, esatto. presto in presenza a tutti, grazie. Che è molto più semplice, molto meno faticoso. Arrivederci, grazie mille. Grazie a tutti e a chi ci ha ascoltato. Grazie.